Ciao, siamo di nuovo qui per fare un'altra sfida ad Akinator. Ormai Yeah! ci stiamo prendendo gusto perché Akinator è veramente tosto e bravo e non possiamo dir di no. Tra l'altro ci ha pure Io l'avrei detto, battuto sì, tu l'hai comunque. Ricordo che io battuto, l'ho battuto la esatto, nella prima volta. scorsa Perché ci ha volta. dovuto mettere un altro tentativo per indovinare chi era. Veramente, infatti mi hai fatto guadagnare anche un po', tanto che siamo riusciti a cambiargli i vestiti. Eccolo. È nel Giappone. Sempre chiuderla questa, eh? No. Come Prova, no? C'è prova. la Guarda, X? adesso mi dice che devo andare a pagare. No, grazie. Esatto, quello che gli ho detto anche io prima. Ma guarda te. Mi tengo la pubblicità. Dovevo pagare ben 1,71 Ma euro. Che noi, sti geni Allora, morti di fame che devono far pagare esatto, qualsiasi cosa. veramente. Allora, chi parte? Parti tu? Parto io. No, perché Volevo. devo decidere che Ok, cosa vado. allora Parti mentre tu decidi parto io. Però volevo anche lanciare una cosa. Se per caso questo Cosa genere vuoi di. lanciare? Un frisbee? No, non voglio lanciare un Una frisbee. palina da tennis? Ti pare che ce l'ho? Non Mi lo vedi qua? so. Sono Magari seduta c'è sul divano nascosta da con. qualche parte, che ne so io. Sapessi, Sharing. Vabbè, Padre. va. Appunto, dicevo. Che se per caso questo genere di video vi può piacere. Non ne faremo altri. Chi è? Siamo persone malvagie. Non volevo dire quello. Volevo dire che se per caso appunto questo genere di video vi piace, potremmo anche, come dire, cioè se voi ci scrivete nei commenti, ci suggerite insomma dei personaggi da Non li far. useremo. Ma basta! Oh, eccola la fibetta per lunga, sto mancando. Infilo una pallina da tennis in bocca a mia figlia così sta zitta un attimo e poi possiamo proseguire. Dicevo, se volete suggerirci dei personaggi da far indovinare nelle puntate successive ad Akinator, noi saremo ben felici di farlo. Guarda Noi saremo ben felici di farlo. Noi. Antipatica, lei Con noi intendi tu, antipatica. però. Va bene, dai, partiamo. Usi il plurale maestà. Maestà, maestoso. Maestro, sì, esatto, quello Mistico. proprio. Sì, è mistico. Allora, dunque. Ecco, dovevamo pensarci un attimino prima, perché adesso scorrono i minuti. Vabbè, dai, io ce l'ho, non è vero. Ce l'hai o Dai, non ce ce l'ho, l'hai? ce Ce l'hai, ce l'hai? l'ho. Ce l'ho. Dai, allora, parti tu. Lei Sì, non ce lo dice, ovviamente, combatte. dobbiamo. Combatte, sì. Hai capelli scuri? Aspetta, perché avevo. Sì. Facciamo Sì. Il quello che fa capelli scuri. personaggio è molto muscoloso? Non proprio molto. Probabilmente. Metti probabilmente, ma non lo è più tanto. Probabilmente. Sì. Fa parte di un cartone animato giapponese, sì. Il personaggio è protagonista dell'opera in cui appare? Sì. Ha a che fare con i robot? No. Va a scuola? Al Sì. codino? No. Ha a che fare con i demoni? No. Ed Eku? Brava. Eh già, però bisogna il nome giusto, quello è il soprannome. Vabbè, Ha una tanto sorella? no. No. Ha poteri speciali? Direi di sì. Sì. All'inizio no, E ma vabbè, però dai, diciamo di sì. C'è sì. lo scopo del. No. No, non ha il cappello. Non indossa neanche. No, No. ma no, invece Ops! sì. Vabbè, dai. Più o meno, in realtà c'ha Dai, un coso davanti alla bocca e esatto. basta. Ha incontrato gli alieni? No. No, questo sicuramente. Vive con la mamma? Sì. È Sì. in grado di trasformarsi? No. No. Cura le persone? Nope. Ha a che fare con la Sì, però. scuola? L'hai Sì. chiesto prima se andava a scuola. Sì, è un supereroe. Sì. No, dimmi che ce la fa, dimmi che ce la fa. Vai a Ma cagare. dai! Ha T'ha fatto. fregato! Mannaggia. Vabbè, diciamo anche chi è. Lui è un personaggio di. Oddio il titolo! My Hero Academia. Esatto, My Hero Academia, che fa parte sia di un anime e di un manga.
dove ci sono appunto una scuola per supereroi. Certo che se ti dilunghi così, ovvio che ne facciamo soltanto due per vabbè. Video. Sono 3 di mezz'ora a spiegare cose. Tu perché non hai spiegato la colonia dei conigli la volta scorsa? Perché magari è conosciuta, forse più di questo personaggio. Nei commenti se quanti conoscete. hanno visto oppure letto la colonia dei conigli. Ok, va bene. Allora, ok, questo è lui. Beh, però mi hai fatto prendere 400, però intanto si prende belle medaglie. Non è oro, però. Dai, questa pubblicità. Bello. Non so cosa sia. Aggiungo una domanda. Cosa vuol dire aggiungi una domanda? Fregatene e gioca. Va bene, ok. Che forse riusciamo a farne più di allora, due. Va bene, dai. Neanche io non lo dico. Allora, indossa vestiti? Direi di sì. È una femmina? No. È bravo a combattere? Sì, molto. Anime giapponese, sì. È protagonista dell'opera? Beh, co-protagonista, come si può dire? Probabilmente. Metti da me in mente. Probabilmente. Ha i capelli scuri? No. Va a scuola? No. Cioè, sì, ma no. Sì, ma no, cosa cavolo vuol dire? Che non è uno studente, però fa parte della scuola. Stavi pensando a All Might? Esatto. Sempre del genio io. Sempre dello stesso anime. Però questo è proprio l'eroe in assoluto. Però lui è il maestro, è un insegnante, un professore, sì. Quindi non lo so. Probabilmente. Tutti probabilmente non lo so. Probabilmente. È biondo, sì. Oh. È un ninja? Nope. No. Fa parte dei cartoni che guardavi da piccolo, no, la guardo adesso. Quindi... Oh, non lo guardi adesso perché è finito l'anime. Già, è vero. È un uomo adulto, sì. Aspetta, la seconda ha serie. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale? No. È un supereroe? Sì, si sta spremendo. Insegna qualcosa? Qualcosa. Sì. Eccolo lì. Eccolo. Eccolo lì. Mi ha già... Mannaggia, sì. Il titolo giapponese, ma te l'ha beccato. Già, guardatelo, eccolo. Eccolo lì. Non c'è la fotina. Non c'è la fotina, purtroppo. Però no, è proprio All Might. All Might ha detto la giapponese. Ok, vediamo un po'. Ma perché? Tiè. Ma perché questo? Ma io non lo so. Io ti prendo l'argento, tu prendi lo stallo. Vabbè, dai. Ma via la pubblicità del Carrefour. Ok. Siamo in tempo per farne ancora, dai. A parte di tutto io sto pensando a cosa va bene. Ok, allora io penso... Vorrei qualcosa di difficile da indovinare. In effetti, sì. Ma avevo detto di fare indovinare anche persone, cioè tipo parenti, ma come fai a indovinare i miei parenti? Cioè come fa a sapere? Beccherà dal telefono, penso, dalla rubrica, come così, non lo so. Ah, vediamo Sharin. Voglio vedere se mi indovina Sharin. No, che se poi state fuori la mia foto, sto cavolo, no? Ma non ne ho. Cioè, come me le fa a prendere le foto tue, dai? Non lo so. Non mi fido di questo. Guarda, dai. Guarda che faccia da pervertito che c'ha, non mi fido. No, dai. No. Mi rifiuto. Allora, indossa vestiti, sì. Hai capelli scuri? Abbastanza. Non sono proprio, son proprio scurissimi, però vabbè, dai, sì. È minorenne? No. Sì, sono di un anime. No. È reale? Sì. È italiano? Sì. Ha mai avuto dei figli? Non che io sappia. Non anch'io. Il suo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Beh, in teoria. No. No, di videogiochi no, non ce l'abbiamo. No, allora. È un cantante? No, per fortuna. È un personaggio stato scoperto grazie a YouTube? Direi proprio di no. È famoso? No. Per me sì. No, mi spiace ma no. Magari non proprio quel tipo di amore, Shari, magari sai un pochettino mi vuoi bene, no? Ti voglio tanto bene, ma allora, no. Vedi. No. Avete gli stessi genitori? No. No. Sì. Ci sta arrivando, eh? Sì. È il figlio di sua zia o suo zio? No. Che sta... No. A meno di questo no. Va a scuola? Probabilmente. Probabilmente. E zio zia? No, non lo so.
Probabilmente sì. Sì, sono il suo. Vabbè, nel senso che sì, cioè abbiamo il DNA abbastanza simile, no? È abbastanza, però non è lo stesso, dai. Comunque. Cosa si dice? Sì o probabilmente? Sì, che cavolo so. Sì, dai. E beh, sì. Lei e il suo personaggio avete entrambi i genitori, no, in comune, abbiamo nuovo. Detto di no. Sì. 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 Non mi dire. Non mi dire. Tecnico. Cos'è? Che gli è successo? Si è rifiutato. No, dai. Mannaggia, non mi può deludere così, dai. Hai capelli, sì. È una femmina, sì. Hai capelli biondi? No. Va a scuola, probabilmente. Fa parte di un gruppo solo le ragazze, direi di no. Sono personaggio dell'opera in cui appaio. Fa parte di Naruto, no, le piacerebbe, ma... Ma anche no, scusa. Ha poteri speciali. Ma sì, rutto cosmico. No, direi di no. No. Vive in Italia, sì. È stato scoperto, no. È famoso, no. Ehi, dai, abbiamo gli stessi genitori, no. È un suo familiare, sì. Sì. Eccolo lì. Allora, no, non si aspetta. Allattato, sei tu, dice che sei tu che hai allattato me. Esatto, quindi no. No, pensavo al contrario. Meno di 15 anni? No. Ma siete bello che non più di 19. Figlio di suo zio? No. Si è mai sposato con un uomo? No. No. Ma neanche con una donna? Hai mai avuto una storia con lei? No. Mi dispiace, ma no. Ancora, probabilmente. Il suo personaggio ha una storia con un membro della sua famiglia, ma no. Dipende che storia intende. Sì. Ancora. Madonna. Grazie, devi andare a scuola. Vengo lì di schiaffeggio. Poi guarda la faccia s'accende. Sì, veramente sei. Lei e il suo personaggio vivete nella stessa casa? Sì. Ancora. Madonna. Smettigli no. Siamo sinceri, no, non ci sto andando adesso, la fanculo. Avete la stessa età? No, direi proprio di no. Avete un genitore in comune? No. Sì, ma non sono così. Oddio, mi fa impressione. Madre, è una sorella che non si deve avere. Mi devi dire qualcosa? No, mi fa impressione, c'è la tetta fuori, c'è il pezzolino, no? Sì, è fuori, però... Madre, oh mio Dio! Ho una sorella con il capezzolo fuori, che non so che non si può avere. No. Oddio, mi sento ma male. Mia sorella è più figa di me, comunque. Oddio, più figa, lasciamo perdere. Ma intanto non la prendo una... in faccia, quindi c'è qualcosa. Sì, ma è una roba da pedofilia questa roba qua, dai. Sì, è mia figlia. Allora, credo questo personaggio sia uno dei suoi amici o parenti. Conosce il mio mondo, questa funzione per... Bla 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 bla. Non ho capito cosa... Allora, visibile solo sul tuo dispositivo. Vabbè, mettiamo il tuo nomino almeno, va? Il mio nomino? Sì. Sharin... Ka... Tiu... Non lo so scrivere il mio nome. Sha la boh, sarà così. La foto ci mettiamo un babbo. Una... Confermo. Deve arrivarti un ceffone che neanche in bacio. Ecco, vedi, grazie per averti fatto. Sì, non puoi dirmi sta cosa con quella faccia, però. Ok, adesso, con questo vi se salutiamo. Se violenta di notte, sono cavoli tuoi. Guarda che faccio, ho paura. Tu hai pensato... Vado a denunciarlo nel frattempo. Se non ci vediamo nella prossima puntata. Vabbò, dai, tu gioca, che ho più o meno pensato a qualcosa. Non è vero, ti tiro uno fuori a caso. Verrà lunghissimo questa cosa qua. No. Indossi sì. I vestiti? Sì. C'è qualcosa. È una no. Donna? No. Sì. Sì. È il protagonista? No. È biondo? Sì. No.
Praticamente sì. Ketchan? No. Comunque sì, dovrebbe essere minorenne. Va a scuola? No. Cioè è fissato questo, eh? No. No. Scusa. No. E tu sai che anime è quello lì? Sì, non è l'attacco dei giganti, non è quello il suo nome. In grado di trasformarsi? Si trasforma? Non proprio. Quindi no? No. Combatte con una spada? No. Fratello e una sorella? No. Poteri speciali? Beh, ma sembra che stanno dal gabinetto. Sì, veramente. In un certo senso sì. Sì, dai. Senti, sì. Sì? È cattivo? No. Sì. Sì. Ci è arrivato, cacchio. Ah, è il biondo di... Sì, è il biondo di... Che non mi viene in mente come si chiama. Mazza, ma, però, eh. Ma come? Hai capito? Ma sei una brutta persona. Esatto, una brutta persona. Gli devo dare 2000. Che non hai? Perché ne sono 1500. Esatto. E gli devo... Vabbè, devo guardare un video per... Capaci tutti così, siamo tutti capaci così anche a nominare. Bravo. Bravo, bravo. Veramente, bravo. Che delusione. Sei un cittone di merda. Bravo. Shari? No, se non merita. Se non merita. Ok, va bene. Dopo questo allora noi vi salutiamo e ci vediamo. Sei veramente una brutta persona. Forse. No, non... Non mi rivede più. No, io non ci parlo più con quel pervertito. Alla prossima. Già con quel baffo, quel pizzetto, non me l'ha raccontato giusto, no? Dai, no. Saluta. No. Ciao. Addio.